Ci sono i tipici incontri fortunati di una fiera bellissima come a Tutto Camper a Torino. Siamo assieme ad Angela Barozzi di In Camper con Gusto. Adesso, per favore, Angela, ci racconti tutto, vogliamo sapere tutto. Vai! Ok, In Camper con Gusto è nato nel 2015 da un'idea che avevo io da tanti anni di portare i produttori alla ribalta di quello che è il turismo itinerante. Noi ci occupiamo di una zona molto limitata per ora, che è Parma, Reggio e Piacenza, e facciamo la promozione del territorio per dare possibilità ai camperisti di usufruirne tutto l'anno. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato un portale di informazione dove mettiamo tutte le realtà a livello museale, a livello produttivo, a livello eventi che possono interessare a un camperista che vuole passare. Diamo anche l'indirizzo, perché poi apparirà in sovraimpressione intanto che lo dici, però lo vogliamo dare, dai. Allora è www.incampercongusto.it, la sede è a Parma, però noi ci occupiamo, come dicevo, delle... Sì, dall'accento si capiva, però... che ho detto o è di Siracusa o è di Bolzano. Sono esattamente, due... sì. E quello che poi abbiamo fatto è promuovere a livello di tesseramento una tessera che è la Camping Card International, che dia la possibilità a un camperista di dormire in casa di un produttore. Per produttore intendiamo produttori di nicchia, piccoli produttori che non hanno la forza e il tempo di proporsi a un pubblico turistico. Quindi noi cerchiamo di mettere in unione queste due figure, la figura più importante per noi sul territorio che è il produttore e la figura estremamente importante per me, che sono camperista da 20 anni, che è il camperista. E il portale invece è la vetrina dove il produttore è inserito e può accedere a una pubblicità, una visione completamente aperta al pubblico che accede al sito. Queste sono le cose principali che noi facciamo. Caspita, è soddisfatta per ora? Sì, è una strada in salita, ma è una bella salita per ora. Va bene, e dove ci potremo vedere la prossima volta? C'è qualche occasione, qualche evento, qualcosa di particolare? Noi saremo a November Park, che è questa kermesse famosissima in tutta la bassa parmense e occupa tutto il mese di novembre. Noi saremo l'ultima data a Rocca Bianca con un raduno e poi abbiamo intenzione di fare altre attività nel 2019 per far conoscere il territorio emiliano in modo un po' diverso, quindi delle visite non solite, delle degustazioni, itinerari del gusto, stiamo un po' così. Adesso basta, perché io solo parlare di arte culinaria parmense già ho preso 2 chili, eh. Poi a mia moglie glielo racconti tu, colpa tua. Stavo pensando anche degli show cooking da fare. Ecco, grazie, è molto gentile. No, comunque per ora grazie e appuntamento a presto, perché non finisce qui. Grazie. Ciao. Ciao.